Quando l'hanno preso morto, che l'aveva al collo, hanno preso il portafoglio che aveva in tasca e l'hanno mandato alla famiglia. Dopo che l'Italia ha rotto con la Germania, che eravamo alleati, tutti i militari che avevano la possibilità scappavano e si svestivano. Prendevano indumenti da altre gente borghesi togliendosi la divisa perché c'erano i tedeschi che andavano a caccia del militare italiano che era considerato traditore. Miei cari genitori, vi scrivo questa cartolina per farvi lo stato di salute mio ottimo. Considera che l'italiano era lontano. Non scrisse mai che venne trattato male, non scrisse mai, perché lui anche volendo, siccome la posta era censurata, doveva limitarsi a scrivere le cose alla perfezione, se no la lettera non arrivava mai, anche perché, infatti, se tu vedi, ci ha messo nel frontespizio verifica per la censura. La vedi? Dov'è? Questa è una foto, diciamo, dove è tutta la camerata, questa anche. Mio padre non parlava tanto di tutto, maggiormente in questa situazione. Infatti anche noi quando andavamo a scuola che ci dicevano fatevi raccontare dai genitori come hanno passato le prigionie, chi è stato preso. Mio padre non ne parlava volentieri. Diciamo molte cose poi l'ho sapute io quando i miei figli poi andavano a dire nonno raccontami. E allora io lì l'ho saputo, ma quando non ne parlava. Nel momento in cui è stato dichiarato l'armistizio, li hanno fatti prigionieri, quindi li hanno portato nei campi di prigionia. Mi raccontava sempre che andavano, gli capitava di andare a rovistare tra i rifiuti per potersi cibare. Purtroppo da ragazzini non potevamo capire, certo capire tutti gli stenti e le angherie che avevano dovuto subire in quella condizione. Questo è un foglio matricolare che mi sono fatto rilasciare dal distretto militare di Caltanissetta, che ora il distretto non c'è più, nel 1990, per sapere qualche cosa di mio padre, che avevo sentito dire che aveva fatto la guerra, era stato prigioniero, è stato, diciamo, preso dai tedeschi prigioniero e deportato in Germania. Lui è morto ad Amburgo, nel campo di concentramento di Amburgo, quando c'è stata l'invasione aerea americana, ha bombardato la Germania. L'ondadusso significa che ti investiva e ti faceva salire in aria, perciò lo spostamento d'aria a lui ci ha provocato il collasso, come lui e come gli altri cinque. Ma non aveva nemmeno una ferita, nemmeno un piccolo taglietto. Sembrava, dice, che dormivano tutte e sei, solo che erano muti. Mia madre andava da qualche riesino che ritornava dalla guerra e chiedeva di mio padre. Sì, dice, l'abbiamo visto, a differenza di qualcun altro che magari no, era morto e lo riferivano ai familiari e quindi c'era la tragedia in famiglia. Durante la prigionia è riuscito a scappare e si è rifugiato in una famiglia in Germania che l'hanno accolto bene, l'hanno accolto. Però mica è durato tanto, è durato 4-5 mesi dopo che l'hanno ripreso un'altra volta, l'hanno portato nel campo di concentramento un'altra volta. Quando è finita la guerra, che li hanno liberati, non so, era riuscito lui a prendere un treno, però quel treno era pieno, pieno, pieno. Mi diceva che anche il tetto dei treni era pieno di persone, proprio una marea di italiani che cercavano di rientrare in Italia. Sapevo che arrivava questo camion con dei militari, perché non era solo tanto mio papà, erano una decina di militari sono arrivati. E tutto il paese è andato all'incontro di questi militari e tutti l'hanno accolto benissimo. Per me è importantissimo perché è un momento di vita di mio padre che, ripeto, in qualche modo ci ha poi trasmesso anche a noi dei valori che si sono acquisiti, un po' tutto. Quindi è una parte di noi, quindi è molto importante, perché sono quelle cose che poi ti danno una formazione, ti
ti portano al vivere quotidiano, ti portano all'essere tuo, personale.